Eccoci nuovamente qui sul mio canale con lui presente, perché adesso che stavo appunto filmando, buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati sul mio canale con i tutorial per Natale. E ho fatto anche la rima. Come state? Spero tutto bene. Dai che manca poco al 25. Un po' strano questo Natale, però non pensiamo, ci dedichiamo alle fai a te e alle creazioni. Quindi, cosa andiamo a realizzare insieme quest'oggi? Quest'oggi ho realizzato per voi degli orecchini a forma di pallina di Natale. Aspettate che ve le faccio vedere. Guardate che carini che sono, fatti in fimo. E qui volevo aprire una parentesi, perché magari non tutte le persone hanno il fimo o lo utilizzano o lo conoscono. Ciò non toglie che quindi voi non possiate fare questo tutorial. Tranquillamente potete usare o il DAS, che è appunto una pasta che si asciuga all'aria. Ci sono anche sempre il fimo o comunque la plastilina che si asciuga all'aria, quindi potete utilizzare anche quelle, oppure la ceramica a freddo, oppure insomma la pasta di sale, chi ne ha più ne metta. Potete anche farlo bianco, delle palline bianche, e poi appunto colorarlo dei colori che più desiderate. Inoltre, al posto di usare il fimo per fare delle palline, potete tranquillamente anche usare delle perle un po' grandine del colore che vi piace, e quindi la realizzazione di questi orecchini è praticamente semplicissima e vedrete insomma dal tutorial che è anche molto veloce da realizzare. Detto questo, il tutorial, insomma, vedrete appunto come vi ho detto, è semplice, però se ci fossero domande, richieste, qualsiasi cosa, potete scrivermi qui sotto, e sempre qui sotto troverete vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini lì su, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. E io, prima di lasciarvi, vi lascio qui sopra il link per vedere l'elenco di tutti i lavori fatti, i tutorial fatti, per il periodo natalizio. Quindi se qualcosina lo proverete a fare anche voi, fatemelo sapere, che sono tanto curiosa, e magari potete scrivermi qui sotto oppure nella mail ilfiloviola@gmail.com oppure su Facebook o su Instagram. Quindi io adesso vi lascio, ciao e alla prossima. Ciao! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà del fimo rosso e io utilizzo il numero 2, proprio il rosso Christmas, il rosso di Natale. Poi servirà del lucido, io come al solito utilizzo questo. Poi servirà un nastro di raso da 0,6 mm di spessore, e anche questo rosso. Poi serviranno due monachelle e due chiodini, e poi i soliti ferri del mestiere, le pinze e la colla a caldo. Tagliamo un pezzo di fimo e poi andiamo a lavorarlo. Una volta che vedete che il pezzettino è diventato morbido, andiamo quindi a fare una pallina che sia più rotonda possibile. Ed ecco fatto. Prendiamo il nostro chiodino e andiamo quindi a fare un foro centralmente, in questa maniera qui, vedete? E poi ovviamente ci aiutiamo a far tornare la forma della pallina. Ed ecco fatto. Adesso ne facciamo un'altra identica con lo stesso procedimento. Ecco fatto. Io ovviamente lo faccio di questo colore rosso perché è il colore del Natale, però va benissimo anche il colore bianco, il colore oro, il colore argento, il colore insomma che più preferite, anche il blu. Qualsiasi colore che richiami il Natale secondo me è perfetto. Adesso mettiamo in forno per circa 25-30 minuti a 110 gradi. Mentre aspettiamo che le nostre palline si cuociono in forno, andiamo a fare il fiocchetto. Quindi prendiamo il nostro raso e poi andiamo quindi a fare
il fiocchettino. Più piccolino ci viene, meglio è. Tiriamo, mi raccomando, sempre bene, forte, forte. Poi, una volta soddisfatti, andiamo quindi a tagliarlo e quindi poi andiamo a chiuderlo bene. Quindi tagliamo il pezzettino in eccesso e poi andremo a bloccarlo con un po' di colla caldo per andare a evitare che il nostro fiocchetto si vada a rovinare. Mettiamo un po' di fuoco, come avete potuto vedere, e quindi qua non farà più i filetti. E poi nella parte dietro andiamo a mettere giusto giusto un goccino di colla, così andiamo a bloccarlo e ovviamente aspettiamo che si asciughi. Ecco fatto, si sono cucinati e sono belli duri, quindi adesso andiamo a verniciarli e poi ovviamente aspettiamo nuovamente che si asciughi il tutto. Perfetto, si sono asciugati e quindi adesso non ci resta altro che andare a ultimare il tutto. Quindi andiamo a prendere i nostri fiocchetti e andiamo a incollarli qui con la colla a caldo. Quindi un pochino di colla a caldo e poi andiamo a metterci il nostro fiocchettino sia da un lato che nell'altro orecchino. Perfetto, adesso andiamo a tagliare il pezzettino in eccesso di qua, ok, e con l'aiuto della pinza conica andiamo a fare come al solito una bella isoletta e come sempre non andiamo a chiuderla del tutto, ma prima ci andiamo a inserire la monachella e poi andiamo a chiudere bene il tutto e voilà. E adesso ripetiamo la stessa cosina anche per l'altro. Ed ecco fatto anche il secondo. Ed eccoli qua, i nostri orecchini sono belli che pronti. Sembrano delle palline di Natale pronti da essere appesi all'albero, alle vostre orecchie. Io spero di sì e spero che vi piacciano. Comunque, io spero che il tutorial vi sia piaciuto e spero che sia tutto chiaro. Però, come al solito, dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima!